Ritrovati cari amici di GRP, ci ritroviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, come sapete già, ma lo ripetiamo, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, ci avviciniamo, siamo in direzione verso la bella stagione e quindi anche verso l'estate. L'argomento di oggi appunto va a ricoprire proprio questo argomento, e cioè come possiamo preparare la nostra pelle al sole, nel senso per ordine bisogna seguire una determinata alimentazione, delle determinate creme, cosmetici, come possiamo fare anche in base ai tipi di pelle, perché Certo. ognuno ha il suo, si dice fototipo di pelle diverso, insomma. E infatti, sulla base dei vari tipi di pelli, i comportamenti possono essere Vari. diversi, vari, ma sicuramente devono sempre essere prudenti, perché anche una pelle che sopporta bene il sole si avvantaggia sempre all'utilizzo di una crema che ridurrà gli effetti nocivi del sole, non solo come prevenzione dei tumori, ma anche come invecchiamento, prevenzione dell'invecchiamento. Sicuramente anche qui lo stile di vita, l'alimentazione è la migliore preparazione per la pelle. La natura ci offre quello di cui abbiamo bisogno, quindi noi sappiamo che verso la bella stagione compare la frutta acquosa, due tipi di frutta acquosa, quella che è di colore arancione, che contiene beta carotene, che è proprio la vitamina indispensabile per la protezione della pelle. Certo. La forte presenza di acqua per l'idratazione e poi tutta la frutta di colore blu-viola che contiene vitamine del gruppo P e vitamina A che sono praticamente protettive per i capillari, per la circolazione venosa linfatica, oltre che per la vista. E ecco quindi che il largo consumo di frutta polpa giallo-arancio e di frutta acquosa e di frutti di bosco migliorano enormemente la resistenza cutanea. Sicuramente ci sono situazioni poi. Peggiori, che necessitano di più attenzione, per esempio, tipo io anche, beh, La situazione sono peggiore è partire nel tremenda. mese di febbraio, per esempio, dopo 5 mesi senza sole, andare ai tropici E e buttarsi. ritrovarsi magari in un'escursione su una barca tutto il giorno al sole. In questo caso veramente i rischi sono elevatissimi, dobbiamo pensare che dobbiamo applicare la crema In di ottima continuazione, qualità, perché sì. sulla crema non bisogna risparmiare, dobbiamo applicarla molto bene perché ci si può bruciare anche in mezzo ai capelli, soprattutto quando i capelli sono bagnati e si diradano ai tropici, quando la pelle non è allenata, dobbiamo riapplicarla più volte e soprattutto dobbiamo pensare che la crema deve essere applicata a volte anche con fattori di protezione diversi, e cioè i punti che sono più esposti al sole, faccio un esempio, la punta del naso, le spalle, dovrebbero avere un fattore di protezione superiore. La scelta del fattore di protezione dipende ovviamente anche dall'entità dell'esposizione, cioè se io sto un quarto d'ora al sole posso anche utilizzare un fattore basso, Certo. potrebbe essere anche solo un 6, ma se io sto tutto il giorno al sole dovrò continuamente ridarmi le creme e utilizzare un fattore molto alto. Quindi dobbiamo calcolare il tempo di esposizione e anche le ore nelle quali ci esponiamo, perché fino alle 11, 11 mezza del mattino i raggi non sono a picco, questo lo sappiamo tutti, e dal mezzogiorno alle 3 con l'ora legale, 3 e mezza, abbiamo i raggi più nocivi. Quindi la preparazione della pelle al sole riguarda non soltanto l'alimentazione, ma anche la strategia di applicazione delle creme. Certo. Ecco, e poi una cosa che io vorrei ricordare è che anche quando siamo abbronzati a fine stagione dovremmo sempre applicare la crema, magari un fattore di protezione molto basso, perché siamo già molto abbronzati, non lasciare mai la pelle senza crema proprio per evitare i danni sulle fibre collagene e perdere elasticità, Certo. oltre che prevenire i tumori, perché comunque sia le creme anche a basso fattore di protezione come il 2 e il 4, che non vengono neanche più dichiarati perché non sono considerate creme protettive oggi come oggi, comunque sono sicuramente molto meglio che non un'esposizione senza crema che ci espone a una disidratazione cutanea e a un maggiore danno di tutte le fibre elastiche e collagene.
Per quanto riguarda il fai da te, invece, a livello di omeopatia, di preparazione un po' prima, a livello anche alimentare. Per quello che riguarda l'omeopatia, dobbiamo assumere, per chi soffre soprattutto di eritema, la settimana prima o anche 10 giorni prima, iniziare la cura omeopatica a base di Histaminum, è un prodotto specifico scelto dall'omeopata. Possiamo anche assumere del Ribes Nigrum prima e durante il periodo delle vacanze. Possiamo farci degli impacchi con la camomilla o utilizzare anche i frutti, cioè per esempio l'aloe. L'aloe è un ottimo cicatrizzante, disinfiammante. Poi io ti ricordo ancora gli oli di perico e di calendula, ma sì, per esempio sì, sì. Quando siamo in difficoltà anche un cetriolo diciamo centrifugato e spalmato, se dovessimo essere in un posto dove non c'è crema, non c'è nulla, abbiamo bisogno di un doposole, può essere ottimo, così come anche la papaya. E sicuramente ricordiamoci sempre di bere molto, di idratare molto il corpo, perché certo, le difese della pelle nascono anche dalla sua corretta idratazione. Dottor Torchio, grazie per i suoi preziosissimi consigli, esaudiente come sempre. E io, cari amici a casa, vi ricordo che nel caso vi foste persi o voleste rivedere una di tutte queste puntate, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio. Buon proseguimento!